Gentile collega, oggi ti presento un caso estremamente interessante. Arriva alla nostra attenzione una gestante, 20 settimane e un giorno, con feto affetto da atresia duodenale. L'atresia duodenale è un'embriopatia del tratto craniale dell'intestino caratterizzata dall'assenza completa di un tratto del lume duodenale. È l'atresia congenita più comune del piccolo intestino. E quasi sempre l'ostruzione si trova in prossimità dell'ampulla di Vater. La prognosi associata a un intervento chirurgico precoce è eccellente. Vediamo in termini di incidenza e quali possono essere le sindromi associate. L'incidenza è 1 su 10.000, 1 su 6.000 nati, con un'uguale incidenza tra due sessi. È importante, come vedremo nella parte finale, che bisogna fare sempre un esame del carotipo fetale per escludere delle aberrazioni cromosomiche, in quanto nel 20-30% dei casi si associa a trisomia del cromosoma 21, mentre nel 52% dei casi, 30-52% dei casi, è una forma isolata e bisogna quindi tenere in considerazione che abbiamo anche una percentuale molto alta, nel 25% dei casi, dove ci potrebbe essere un'associazione con una cardiopatia. L'associazione con il canale atrioventricolare completo soprattutto, che è anche tipica, della trisomia 21. Poi ci possono essere anche altre anomalie spesso associate, come ad esempio il difetto di sviluppo del duodeno, il pancreas, anulare, e altri difetti del tratto biliopancreatico e le cisti del coledoco. Qui focalizziamo meglio la nostra attenzione perché vediamo quali sono i segni ecografici principali che ci possono indirizzare verso un'atresia duodenale. La diagnosi generalmente si fa dopo la 24esima settimana di gestazione. Qui siamo stati estremamente anche fortunati perché già a 20 settimane abbiamo fatto diagnosi di atresia duodenale. Il segno ecografico cardine principe è rappresentato dal segno della doppia bolla che è dovuto allo stomaco e al duodeno prossimale che sono dilatati e pieni di liquido. Ma la cosa importante è cercare di trovare la comunicazione attraverso il piloro tra queste due bolle per fare anche una diagnosi differenziale fra una cisti coledocica e una cisti mesenterica. E molto spesso è presente polidramnios quasi sempre dopo la 24esima-26esima settimana di gestazione. È importante che focalizziamo la diagnosi differenziale perché in alcuni casi si potrebbe trattare anche di uno stomaco normale con un'incisura angolare prominente. Come avevamo detto, una cisti del coledoco, una cisti per esempio epatica, un volvolo intestinale e poi ci sono anche altre forme come le stenosi duodenali, le bande di Laz, le atresie prossimali del digiuno oppure il pancreas anulare, che noi dobbiamo sapere che esistono queste forme, ma in epoca prenatale è pressoché impossibile quindi fare una diagnosi di questo tipo. Qui entriamo subito nel vivo del discorso, vediamo lo stomaco, vediamo due bolle, ma subito riusciamo a vedere che c'è una comunicazione tra le due bolle. Qui con la freccettina stiamo cercando di indicare qui il duodeno, dall'altra parte invece indichiamo lo stomaco. Iniziamo ad fare un po' di sweep avanti e indietro per cercare di vedere meglio. Vediamo le due bolle. La bolla più piccola è rappresentata dal duodeno, dalla parte prossimale del duodeno che è dilatata. La bolla più grande invece è rappresentata dallo stomaco. Qui stiamo ancora osservando, stiamo cercando di trovare appunto la comunicazione fra queste due bolle che è fondamentale. Qui vediamo ancora
quel segno ecografico caratteristico che avevamo detto nell'incipit, ovvero il segno delle due bulle. Questa scansione è bellissima, possiamo vedere lo stomaco, la parte, l'altra bolla che è rappresentata dal duodeno, ma soprattutto la comunicazione. La comunicazione è fondamentale per farci fare una diagnosi differenziale fra cisti coledociche e cisti mesenteriche. Qui riusciamo a vedere anche parte del cuore, che in questo caso era del tutto regolare, quindi non rientra fra quel 20-25% dei casi di cardiopatie. Quindi chiama ancora una volta lo stomaco, questo è il duodeno, scriviamo duodeno e poi con la freccettina qui stiamo mostrando la comunicazione che è dovuta da questo restringimento ed è la comunicazione del piloro. Dall'altra parte invece quella goccettina che possiamo vedere che sta al di sopra del duodeno e la colecisti che è del tutto regolare. Qui vediamo ancora queste due bolle. E ci assicuriamo che non ci siano quindi delle malposizioni. Qui è l'arco dell'aorta, si vede bene la vena cava inferiore che sta al davanti, quindi escludiamo anche delle forme che possono essere legate a degli isomerismi. Chiaramente quando noi vediamo due bolle, generalmente o si tratta di una atresia duodenale oppure di un pancreas anulare. È pressoché quasi impossibile fare una diagnosi di pancreas anulare. Qui riusciamo anche a vederlo, il pancreas sembra apparentemente regolare, ma questa è una diagnosi che si fa esclusivamente nel postnatale. Ci focalizziamo anche un po' sulle dita della mano, in particolar modo vediamo il quinto dito, vediamo che le ossa che costituiscono il quinto dito siano regolari. Perché generalmente anche nella sindrome Down noi non abbiamo quindi delle alterazioni a carico del quinto dito, in questo caso è regolare. Infatti la gestante poi ha fatto esame del cariotipo fetale come noi abbiamo consigliato e alla fine è uscito tutto negativo e quindi non ci sono aberrazioni cromosomiche. Quali sono i messaggi che dobbiamo portare a casa nel caso in cui io mi trovassi di fronte ad un feto affetto da atresia duodenale? Devo consigliare sempre un esame del cariotipo fetale per escludere aberrazioni cromosomiche, in quanto nell'incipit iniziale noi abbiamo detto che nel 20-30% dei casi si associa anche a sindrome Down e quindi trisomia 21. Dobbiamo consigliare una consulenza genetica e soprattutto una consulenza chirurgica pediatrica, in quanto molto spesso abbiamo detto che la prognosi è eccellente e il difetto si risolve con un intervento di tipo chirurgico.